3, 2, 1, via. Attento Galileo, attento Galileo, attento Galileo! Insieme a lei ruotano pescivendoli, mercanti e persino il Papa. Io la vedo che la Terra, il Sole, sta in un punto diverso che al mattino. Dunque non sta mai fermo, mai e poi mai. Ma, maestro, non è che l'abbia capita proprio bene. Dunque, questa è la Terra e questo sei tu. E ora la Terra farà un giro di rotazione. E io adesso sto appeso con la testa lì giù. Come? Guarda bene, dov'è la tua testa? Qui, sotto. Come di sotto? I piedi non sono sempre piantati verso il basso? Stai forse così quando giro la vela? No, e allora perché non mi accorgo di girare? Perché giri insieme alla Terra, tu e l'aria sopra di te e tutte le cose che ci sono in questa sferica Terra. E allora perché sembra che sia il Sole a girare? Dunque, sotto di te tu vedi la Terra, sempre uguale, che sta sempre ferma. Ma ora, se giro, cosa vedi sopra di te? La stufa. Ma se rigiro? Cosa il pavimento. E dov'è la lampada? No. Sotto, oltre la mela. Visto, ecco la mia ipotesi. Che cos'è un'ipotesi? È quando si afferma qualcosa, però non hai delle prove. E... sì... che le costellazioni sono dei vermi dalla vista annebbiata che valgono da millenni. Le vecchie dottrine ormai cadono in rovina e sono costellazioni gigantesche, ma sono dei puntelli destinati ai piedi, sono marci. La mia nuova ipotesi sta in piedi da sola. Questa è la scienza. Sono montagne, montagne altissime, e le loro cime ricevono i primi raggi del sole nascente, mentre le pendici sono ancora nell'oscurità. Tu vedi la luce del sole scendere man mano dalle cime verso le vallate. Ma questo contraddice tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni in qua. Sì, quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'interno di me. Tu sei il secondo. Ma la Terra non può essere una terra con molti valori. Devi imparare a memoria le cose. E poi non esiste una torre che legge sul telefonino. O le impari o non fai più niente. La settimana di tempo. E poi comunque abbiate pazienza, non riesco a scendere troppo di qua, di andare un metro, un po' di qua e stare qui.
Base Intersixt. Base Intersixt. Ricominciamo. Sono montagne, montagne altissime, e le loro cime ricevono i primi raggi del sole nascente, mentre le pendici sono ancora nell'oscurità. Tu vedi la luce del sole scendere man mano dalle cime verso le valanghe. Ma questo contraddice tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni in poco. Sì, quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'inizio di me. Tu sei il secondo. Ma la luna non può essere una terra con molti volti, come la nostra, allo stesso modo che la terra non può essere una luna. Sì, no. La luna può essere una terra con molti valli e la terra può essere una luna. Un qualsiasi corpo celeste, uno tra migliaia. Guarda ancora la parte in oscurità. La vedi proprio tutta buia? No, adesso che la guardo con attenzione, penso che sia fusa di un lieve chiarore. Dunque, tra la terra e la luna, non ci sarebbe alcuna differenza? Esatto! Esatto cosa? Galileo, sei impazzito? Dove vuoi arrivare? Pochi anni fa a Roma un uomo salì su un rogo, si chiamava Giordano Bruno ed aveva affermato esattamente la stessa cosa. Ora ti mostrerò altre cose, ora ti mostrerò una nebulosa della Via Lattea, a uno splendore biancastro come il latte appunto. Dimmi un po', di che è composta? Sono stelle innumerevoli! Svegliati, Sagredo! Ha proprio perso ogni pallume di ragione? Davvero, non ti rendi conto nei guai in cui ti stai cacciando, se quello che hai visto è vero? Lo sai benissimo che non tutto quello che dice è vero. Esperimento. Io so che hai intuito le cose come stanno, ma inventi esperimenti che in realtà non hanno ancora fondamento scientifico. E dai, Sagredo, non parla lunga. L'universo con le sue stelle non gira affatto intorno alla nostra minuscola Terra. Vabbè, ma dov'è Dio allora? E che ne so, io non sono un teologo, sono un matematico, un astronomo. L'universo è regolato da leggi matematiche e geometriche. Riformulo la domanda. Dov'è Dio nel tuo sistema dell'universo? In noi, nella nostra anima o in nessun luogo? Ma diamine, Galileo! È quello che diceva Giordano Bruno! L'hanno bruciato vivo! Perché non sono riuscito a fornire le prove? Io ho le prove! Galileo, tu sei sempre conosciuto per un uomo assennato, pazientemente a centinaia di scolari. Per anni e anni hai insegnato il sistema tolemaico, proclamato dalla Chiesa Cattolica, confermato dalle sacre scritture su cui poggia la Chiesa Cattolica. Sapevi che era sbagliato, concordando con Copernico, però lo hai insegnato. Perché non avevo le prove! Attento, Galileo! Gli uomini non ascoltano la ragione! Non è vero, non capisco come tu possa amare la scienza se sei convinto di questo. Ho solo bisogno di tempo per fornire le prove. Qui facciamo un blackout e mettiamo un po' di liuto nel passaggio esterno-interno, ok? Di modo che loro riappaiano nello studio. Prego. Vedo camminare su una terribile strada. È una notte di sventura, quella in cui l'uomo vede la verità. Credi che i potenti lascerebbero mai andare libero uno che conosce la verità, fosse pure in merito a stelle infinitamente lontane? Pensi che il Papa senta la tua verità quando tu affermi che lui sbaglia? Quando hai detto che credevi all'efficacia delle prove, ho sentito puzzo di carne bruciata. Io amo la scienza, ma più amo ancora te, amico mio. Copernico, nel suo Devoluzione Busorum Celestium, ha ragione, e io ho ragione come lui. Andrò avanti. Senti qui, sto scrivendo a Monsignor Pietrodini per difendere le tesi copernicane. Se magari le ho preparate prima, Lea, le metto.
mettete il foglio. Anche questi sono quelli del pronto. O te lo prepari tu. Direi, Parermi, che nella natura si ritrovi una sostanza spiritosissima, tenuissima e velocissima, la quale, diffondendosi per l'universo, penetra per tutto, senza contrasto, riscalda, vivifica e rende feconde tutte le viventi creature. Di questo spirito par che il senso stesso ci dimostri il corpo del sole esserne il ricetto principalissimo, dal quale espandendosi un'immensa luce per l'universo, accompagnata da tale spirito calorifico e penetrante per tutti i corpi vegetabili, li rende vivibili e fecondi. Allora, Morari, non ascolti un maestro col sbaccato, con le braccia conserte, mostra, finge un grande interesse. Dopodiché non allontanate i due che si parlano mai oltre 2 o 3 metri, non andate troppo lontani. Senti questo invece, sto scrivendo alla duchessa di Lorena che è necessario che la chiesa si occupi di come andare in cielo e non di come funziona il cielo. Sei nei guai, amico mio, ti stai accendendo il rogo sotto i piedi.